Amici sportivi, alla visione, campo sportivo Modestino De Cicco di Prato La Serra, 23esima giornata del campionato nazionale Under 15, riservato alle società di Serie A e di Serie B, si affrontano in un accesissimo derby l'Avellino e la Salernitana. Entusiasmo sugli spalti. Partiamo subito con la lettura delle distinte, partiamo dall'Avellino, squadra padrona di casa che schiera Romano tra i pali, numero 1, numero 2 Serpico, 3 Riccardis, 4 Virgilio, 5 Lupoli, 6 Petrone, 7 Viscovo, 8 Antonio Mozzillo, 9 Palomba, 10 Conte, 11 Potenza. A disposizione Esposito, Pietro Luongo, Andreozzi, Lecce, Marchese, Benedetto Mozzillo, Leone, Stabile e Gambino. Allenatore signor Pasquale Giuliano. La Salernitana risponde con De Simone, numero 1, estremo difensore, 2 Iaiunese, 3 Guzzo, 4 Vignes, 5 Di Micco, 6 Percuoco, 7 Pellino, 8 Manzo, 9 Parisi, 10 De Mase, 11 Arena. In panchina siedono Tancredi, Calicchio, Trani, Minchella, Falanga, Guida, Caputo, Fois e Di Martino. Allena il signor Mario Landi. Dirige il derby il signor Vincenzo Castro Pignano, appartenente alla sezione di Ercolano. Dicevamo, tanto entusiasmo sugli spalti, gara attesissima. Le unità, i tifosi delle due squadre più o meno si equivalgono qui sui gradoni del campo sportivo Modestino De Cicco di Prato La Serra. Speriamo di assistere ad una bellissima giornata di sport a dispetto di una rivalità sportiva sentita, percepita ad ogni livello. Sarà l'Avellino a battere il calcio d'inizio, la formazione biancoverde attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi nel corso di questi primi 35 minuti. È tutto pronto per l'inizio del match, l'arbitro dà l'occhio al cronometro, partiti! L'Avellino dunque a manovrare. La sfera però è già preda della squadra salernitana che avanza con Iaiunese. Il numero 2 sul lato di testa, il lancio in avanti all'indirizzo del numero 9 Parisi, che viene anticipato di testa da Petrone, il quale mette in moto Lupoli. Serpico sul lato di destra, anticipato Conte per l'Avellino, manovra la Salernitana, siamo sulla tre quarti, Manzo va giù, un calciatore granata, calcio di punizione per la squadra salernitana, fallo su Vignes, sarà lo stesso Vignes a battere il calcio piazzato. Le raccomandazioni del direttore di gara che conta i passi, sarà il capitano granata a battere il calcio di punizione quando il match è iniziato da 50 secondi, 0-0 tra Avellino e Salernitana. La battuta di Vignes, la palla in aria, la respinta comoda di Petrone, rincorre la sfera il numero 3 Guzzo, che si accontenta della rimessa laterale. Il terzino sinistro raccoglie la sfera proprio dinanzi alla panchina salernitana. La manovra di Manzo allontana ancora Petrone, ma insiste la salernitana con Iaiuese, accelera Iaiuese, entra in aria, va giù, tutto regolare per il signor Castro Pignano. Non si accontenta della rimessa dal fondo l'Avellino, la giocata, il numero 3 di Cardis, ora Palomba, Conte, avanza Conte, affrontato da Vignes, Antonio Mozzillo, l'uscita di De Simone che protegge col corpo la sfera facendo sì che essa fuoriesca. Riparte ora dalla Salernitana, è bello e piacevole ascoltare i tifosi di entrambe le squadre incitare i propri beniamini quando sia da una parte che dall'altra ci si invola verso la metà campo avversaria. Rimessa laterale ora ancora per la Salernitana. C'è Percuoco a battere, anzi no, chiedo scusa, Di Micco a battere la rimessa con le mani. Il colpo di testa di Capitan Virgilio per l'Avellino. Il controllo di Arena. Ora De Mase. Va giù il numero 10 salernitano. Calcio di punizione per gli ospiti. Fallo commesso da Viscovo. Cambio di gioco a beneficio del numero 2 Iaiunese. Temporeggia Iaiunese. All'indietro per Percuoco. Di Micco. L'appoggio sulla sinistra per Guzzo, affrontato da Antonio Mozzillo.
L'ultimo tocco è di Visco, rimessa laterale ancora per la Salernitana. Con le mani ancora Guzzo, palla indirizzata a Manzo, anticipato da un avversario, ma la Salernitana ritorna in possesso palla. Retropassaggio a beneficio del portiere Granata De Simone. Il lancio in avanti del portiere di destro a pescare un compagno. Fallo ai suoi danni, trattasi di Pellino nella circostanza. Calcio di punizione per la Salernitana. Batterà Vignes il suo sinistro, palla all'altezza della lunetta, di testa di Cadis su Arena, si lotta, prova ad insistere alla formazione Granata, Arena vince il rimpallo, poi è sfortunato, l'altro numero 11 Potenza rimane all'impiedi dopo l'intervento da Tergo, il vantaggio non si è concretizzato, calcio di punizione per l'Avellino. Batte Virgilio, Conte, Serpico, intercetta però De Mase per la Salernitana, rimedia Serpico in qualche modo, l'Avellino ritorna in possesso palla, ecco Conte, si affida al suo estro, mister Pasquale Giuliano per scardinare la difesa avversaria. Lancio di Petrone lungo, palla irraggiungibile sia per Antonio Mozzillo che per Palomba. La presa facile di Simone, Antonio Mozzillo che indossa quest'oggi un insolito numero 8. Svirgola quasi Lupoli, poi riesce in qualche modo ad allontanare la palla che si alza a campanile. Sfera spedita in faro laterale, qualche titubanza di troppo da parte di Lupoli. Rimessa laterale per la Salernitana che guadagna metri. Ora Manzo. La sfera che si perde sul fondo, ha calibrato male il traversone Guzzo, la dimessa di Romano, quinto del primo tempo, 0-0 qui tra Avellino e Salernitana. Il rilancio dell'estremo difensore biancoverde, non riesce a colpire di testa Visco, ma c'è Virgilio per l'Avellino, prova lo scatto Palomba, per Cuoco ha capito tutto con un ottimo intervento di testa a liberare. Avanza la Salernitana con Pellino che traccia un solco per vie centrali. Ancora Pellino affrontato da Petrone che con un'ottima scelta di tempo gli sradica il pallone. Virgilio ora per i biancoverdi. La squadra di casa prova a distendersi, intercetta Vignes. Una serie di errori da una parte e dall'altra. De Masse salva il pallone. Il lancio di sinistro di Vignes ad occhi chiusi. Lupoli e poi la presa di Romano proprio ai limiti dell'area di rigore. Avellino lancia il pallone in avanti con Petrone. La Salernitana però intercetta con Iannuese. Parisi, il suo movimento. L'intervento di Virgilio in scivolata. Ora Antonio Mozzillo che circunnaviga. Prova a seminare Vignes. Ancora Antonio Mozzillo che corre. Ma c'è il muro Guzzo. Niente da fare per il calciatore avellinese. Preda ancora per i salernitani. Di Micco prova ad impostare, un po' di frenesia sia da una parte che dall'altra, del resto la partita è sentita. E molte volte la tensione viene tradita da molti errori di impostazione. Arena sradica il pallone a Potenza e prova a ripartire, ma c'è il fallo commesso da Riccardis, l'occhiataccia del direttore di gara all'indirizzo del numero 3 biancoverde, calcio di punizione per la Salernitana. Tutto questo al settimo della prima frazione di gioco. È il solito Vignes a battere il calcio di punizione, nonostante il cambio di versante rispetto alle precedenti occasioni. Il sinistro del capitano della Salernitana, intercettato di testa Potenza, in qualche modo innesca Serpico che si trascina il pallone in faro laterale, il disturbo regolare da parte di un avversario. Serpico non ha potuto far di meglio. Rimessa con le mani a beneficio degli uomini allenati da Mario Landi. Ancora Salernitana con Guzzo. Da Arena a Iannuese.
Ancora Genuese, ci mette il piede di Cardis, messa laterale comunque per la Salernitana, può ricomporsi di dietro l'Avellino. La battuta di Anuese, palla in aria, colpo di testa liberale di Capitan Virgilio. Stavolta c'è rimessa per l'Avellino. Intervento di testa di Manzo, ancora Manzo, doppio colpo di testa nel giro di pochi istanti. Altra rimessa laterale, il tutto in un fazzoletto di campo. Anuese con le mani, Manzo scavalcato dal pallone, la respinta di Riccardis, non ci arriva Vignes su quel pallone, provano a combinare i calciatori biancoverdi, lo scatto di Palomba, riesce a mettere il pallone in mezzo Palomba, intervento di Di Micco sull'avversario, il colpo di testa di Di Micco ha messo fuori causa Antonio Mozzillo, rischia, c'è il giallo per Riccardis, fallo su Arena. Aveva già ricevuto un richiamo verbale Riccardis, stavolta il direttore di gara ha estratto il giallo per decretare la prima ammonizione di questa partita. La battuta di Vignes per Cuoco, Di Micco, Guzzo, affrontato da Antonio Mozzillo, Guzzo lo evita, ora Manzo, perde palla Manzo, Lupoli scivola in maniera maldestra, alla fine buon per lui che il pallone abbia assunto una traiettoria strana che ha creato qualche imbarazzo anche a Parisi. Calcio d'angolo per la formazione ospite, il primo di questa partita. Non appare sereno, tranquillo Lupoli in questi primi 9 minuti di gioco. Qualche ora di troppo per il biondo difensore avellinese. Pericolosa la Salernitana. Di Micco fa valere i suoi centimetri. Arena mette in mezzo e palla che sorvola la traversa non di molto. Gli applausi della tifoseria salernitana all'indirizzo del numero 11 di Landi, che ha provato a sorprendere dalla lunga distanza Romano. Appoggio per Lupoli, lancio di destro del biondo difensore dell'Avellino, ora Conte prova ad accendersi, rimessa laterale per la formazione biancoverde. Serpico, ancora Avellino, il destro di Palomba, la presa facile di De Simone, sfera indirizzata sul primo palo, conclusione innocua, di testa all'indietro Petrone per Romano. Lupoli, c'è in avanti numero 5 biancoverde, il colpo di testa di Guzzo, ora l'Avellino in possesso palla, Conte, palla irraggiungibile per Potenza, ne approfitta Arena per servire Anuese, ancora Arena prova a dribblare Potenza, ci riesce in qualche modo, però si è portato il pallone oltre la riga laterale, rimessa con le mani in favore dell'Avellino, già battuta Capitan Virgilio, ancora Virgilio che rimedia all'errore nel controllo di Potenza, ancora Avellino, Potenza sbaglia ancora, serve un avversario, la Salernitana manovra con Parisi, ora appoggio sulla destra per Arena, s'accentra Arena, Pellino in qualche modo al controllo, fermato, ora l'Avellino prova a rispondere, Conte nel cerchio di centrocampo, avanza Conte, ci prova dalla distanza il destro, la presa facile di De Simone sul destro di Conte, applauso da una parte e dall'altra, Guzzo ha mantenuto il pallone buono, fallo su Guzzo, altro giallo per l'Avellino, Virgilio va ad accostarsi a Riccardis nell'elenco dei cattivi. Due i gialli estratti dal signor Castropignano dopo 12 minuti di gioco, entrambi a danno all'indirizzo di calciatori avellinesi.
batte Vignes il calcio di punizione, l'appoggio corto per Di Micco che quasi si distrae, cioè per Cuoco. Ora Di Micco, De Masi sbaglia, Conte ora è libero il numero 9 Palomba e riceve ancora Palomba, provato il dribbling, Januese su di lui, ancora Januese, Palomba prova a ritornare sul numero 2 Salernitano, commette fallo, calcio di punizione per la Salernitana. Voleva il dribbling Palomba, non c'è riuscito, disturbato anche dal vento che è piuttosto fastidioso quest'oggi qui a Prato la Serra. Ecco Arena, Di Micco, riparte la formazione granata, ecco Guzzo sull'out di sinistra, elude l'intervento di un paio di avversari, poi sbaglia nel controllo, va giù Palomba, lascia correre il direttore di gara. Ora Januese, le proteste dei tifosi biancoverdi all'indirizzo del direttore di gara. Manzo in aria, il palleggio di Manzo, interviene Lupoli in chiusura difensiva, aria liberata, Januese insiste alla formazione ospite, Manzo, messa laterale per la Salernitana, l'ultimo tocco di Riccardis. Ecco Januese, si stringono le maglie biancoverdi, si è aiutato con le mani Parisi, calcio di punizione per l'Avellino. Sta per esaurirsi il primo quarto d'ora di gioco, 0-0 tra Avellino e Salernitana. Bisogna ripetere il tutto. Calcio di punizione battuto da Petrone, la palla era in movimento, ecco perché il direttore di gara ha ordinato, ha intimato di ripetere il tutto. Conte sulla destra riceve Serpico, alza la testa Serpico, lo scatto di Viscovo, intervento di Guzzo ad arrestare la corsa del numero 7, ma l'Avellino rimane in zona d'attacco. Serpico con le mani, Antonio Mozzillo, Serpico il cross al centro, di testa prova a colpire Palomba, alla fine libera Januese, Riccardis per l'Avellino. Arena con Riccardis di testa, Riccardis deve stare attento, è stato già ammonito, rimessa con le mani in favore della squadra erpina. Virgilio, ultimo tocco è di Arena, altra rimessa con le mani per i biancoverdi. Petrone, Lupoli può ragionare, c'è cioè l'accenno di pressing di Parisi, con eleganza Lupoli serve il vicino Petrone, ancora Petrone, Lupoli, lo scambio con Virgilio, il dialogo dai tre, la serenità attende, Virgilio, lancio in avanti di Virgilio, scavalcato nettamente dal pallone Antonio Mozzillo, Virgilio ancora, Pellino irrompe, è libero sulla destra, riceve Arena, ancora Arena entra in aria, prova il dribbling, occhio a Manzo che ci prova con il sinistro, palla alta, la rimessa dal fondo battuta all'estremo difensore biancoverde Romano. 0-0 tra Avellino e Salernitana, non ci sono state occasioni degne di nota, si eccettua la conclusione di Guzzo dalla lunga distanza, con la palla che è terminata non lontana dalla traversa. Per il resto poco o nulla, anche se i ritmi sono abbastanza discreti. Erra nella triangolazione, la manovra della formazione irpina. Riparte la Salernitana, le indicazioni di Landi, all'impiedi anche Pasquale Giuliano.
sbaglia ancora. Le folate di vento stanno condizionando la manovra dei calciatori in campo. Januese sul pallone di Cardis, non lo lascia passare, allontana il pallone, provato a servire Palomba, ma la palla è uscita, rimessa laterale per l'Avellino. Conte, anticipo di Di Micco su Antonio Mozzillo. Potenza, Manzo vince il rimpallo, ancora Arena, lotta, colpo di tacco di Pellino che ritorna in possesso palla, ancora Pellino, voleva provarci dalla distanza, formazione biancoverde glielo ha impedito, intercetta Potenza, la rovesciata di Viscovo, pallone per il Salernitano Guzzo che temporeggia. De Mase, Guzzo, lo scambio ancora con De Mase. De Mase, ottimo dribbling su Viscovo, lo scambio con Pellino, il dai vai che però non si concretizza. Rimessa laterale per l'Avellino con le mani Serpico. Lupoli per... ancora Serpico, Virgilio, provato ad imbeccare Viscovo, rimessa laterale per la Salernitana. È pronto Guzzo ad andare con le mani. Ancora Salernitana. Vignes, il capitano Granata. La manovra volgente della Salernitana con Januese. Ancora Januese, lo scambio con Areno. Arena, Manzo. La scorrettezza di Riccardis. C'è una buona opportunità ora per la Salernitana. Una sorta di calcio d'angolo ravvicinato, anche se non siamo proprio all'altezza della riga di fondo, però occhio perché questa è una buona opportunità per la Salernitana. Avellino deve stare molto attenta ora, occhio a Di Micco, occhio a Manzo ad esempio, due uomini in barriera sistemati da Romano. Siamo al minuto numero 21 e con la battuta del calcio piazzato rincorre la sfera Di Micco, vanamente però il calcio di punizione era stato battuto da Arena, la palla che ha attraversato tutto il campo per spegnersi in fallo laterale dall'altra parte. Ora l'Avellino, Conte, Antonio Mozzillo, serve sulla sinistra la corrente Potenza, duello di velocità con Januese, c'è fallo di Januese, danni di Potenza, giallo per Januese, primo ammonito tra le fila della Salernitana. Non si capacita Januese, non tanto del calcio di punizione ma quanto dell'ammonizione che ha ricevuto. Qua c'è un'opportunità per la formazione di casa, il giro di 30-40 secondi si sono invertite le opportunità, ora è l'Avellino ad usufruire di un calcio di punizione per poter rendersi pericoloso. Sarà Conte a battere, 22esimo del primo tempo, siamo sempre sullo 0-0 tra Avellino e Salernitana. È pronto Conte, il fischio dell'arbitro, la battuta di Conte, c'è una deviazione, il miracolo di
De Simone, ma è stata segnalata una posizione di fuorigioco, tutto fermo. Resta la prodezza di De Simone sul colpo di testa ravvicinato di un avversario, ma il gioco era già stato interrotto perché il direttore di gara ha segnalato la posizione regolare dei calciatori biancoverdi. Rimane il gesto acrobatico, la prontezza dei riflessi di De Simone, ma è un intervento fine a se stesso, non efficace perché il gioco era stato già interrotto. Fosse entrata quella palla, il direttore di gara non avrebbe convalidato la rete. Si riparte dunque, siamo al 23esimo. Allontana ancora Serpico. Virgilio prova a scodellare per Viscovo, è impreciso pure Di Micco. Ancora Avellino, Potenza, ancora la formazione biancoverde, uscita di Antonio Mozzillo, la presa di De Simone. Conte lotta, va giù, calcio di punizione. Le verticalizzazioni dell'Avellino stanno creando qualche difficoltà alla difesa granata. L'uscita di De Simone sull'avversario considerata regolare, poi c'è stato un fallo all'altezza della lunetta. Ora Conte ha l'opportunità di far male da quella posizione. 24esimo. Sistema il pallone De Simone, protagonista nella sortita bassa sull'avversario qualche secondo fa. Portiere Salernitano richiama l'attenzione dei suoi, grande tensione anche sugli spalti. È pronto Conte, destro di Conte, il raso terra che sfiora il palo destro della porta difesa da De Simone. Però abbiamo l'impressione che Conte abbia un po' ciabattato il pallone. Si riparte dunque. È rimasto immobile De Simone. Il portiere aveva battezzato il pallone sul palo, anche se è arrischiato perché, seppur debole, la sfera non aveva oltrepassato la riga di fondo, lontanissima dal palo. Ora c'è calcio di punizione per la Salernitana. 26esimo, poco meno di 10 minuti al termine della prima frazione di gioco. Sempre reti inviolate qui a Prato La Serra. Derby tra Avellino e Salernitana, under 15. Campionato nazionale riservato alle società di Serie A e di Serie B. Arena, il suo movimento, sono in due a sfidarlo. Riccardis se la cava egregiamente. Virgilio allontana, Conte si allunga il pallone, riesce in qualche modo a servire Serpico, ma ha subito fallo Conte. Calcio di punizione per l'Avellino, scorrettezza commessa da Parisi. Lupoli lancia in avanti, Cusso intercetta, Vignes, Pellino vince il contrasto, ancora Pellino, è fortunato una seconda volta. Arena, Pellino, ancora Pellino, si libera la respinta di Lupoli sul sinistro del numero 7 granata. Si è liberato al tiro Pellino, ha fatto muro Lupoli. Il direttore di gara interrompe il gioco per richiamare di sicuro Pellino, l'altro non sappiamo chi fosse. Ha redarguito i duellanti il signor Castro Pignano, appartenente alla sezione napoletana di Ercolano. Ecco la battuta del calcio di punizione per Cuoco,
per la Salernitana nel cerchio di centrocampo, alza la testa, poi serve il vicino Di Micco, sventagliata di sinistro di Di Micco, Arena riesce a colpire con il petto a servire Vignes, Lupoli, Virgilio, anticipato Antonio Mozzillo, il vento disturba non poco la manovra dei calciatori in campo, rimessa laterale in favore dell'Avellino, Palomba viene a prendersi il pallone, lo perde, è fortunato l'Avellino, Serpico, Conte, il rimpallo con la punta, Manzo serve il compagno, avanza la Salernitana, l'ennesimo dribbling di Pellino, viene fermato numero 7 Salernitano che commette pure fallo sotto gli occhi dell'arbitro. Calcio di punizione per gli Irpini, Lupoli, Serpico, Lupoli, Petrone, Lupoli, Conte, Serpico, Lupoli, Petrone, si allarga sulla sinistra di Cadis ma viene ignorato dal compagno, Antonio Mozzillo lotta, Conte cambia gioco, non riesce ad arpionare Viscovo, rimessa laterale per la Salernitana, sta per scoccare la mezz'ora di gioco, sempre 0-0 qui a Pratolasera tra Avellino e Salernitana under 15, Viscovo prova a sgusciare, si allunga il pallone favorendo l'intervento di Di Micco che spedisce il pallone in fallo laterale, rimessa bianco-verde, ancora Serpico con le mani, Palomba, Serpico, ha errato Serpico nella battuta in versione della rimessa con le mani, tocca a Guzzo ora, palla ricacciata in avanti, movimento di Parisi, De Mase, Guzzo nello stretto, ancora De Mase, lo scambio con Guzzo, capitan Vignes, Manzo, Januese, Arena ora, fermato da Riccardis, l'ultimo tocco è suo, rimessa laterale in favore degli ospiti, con le mani Januese, ancora Januese che ha raccolto la respinta di un avversario, cross al centro, pallone schizza in fallo laterale, rimessa con le mani a beneficio degli Irpini, Serpico la rimette in gioco, Viscovo riesce a liberarsi di Pellino, anticipato però il numero 9 Palomba dell'Avellino, Serpico, Virgilio, Serpico, Lupoli, Petrone, il pressing di Arena, Lupoli, pallone ricacciato in avanti, il colpo di testa di Palomba non viene però raccolto da Viscovo, c'è rimessa laterale per la Salernitana, Di Micco, Percuoco, altro lancio di Percuoco, Arena, tocco di spalla, riesce in qualche modo a servire Parisi, Pellino messo giù da Viscovo, calcio di punizione per la Salernitana, ora sono gli ospiti che possono godere una buona opportunità, quando siamo al 31esimo della prima frazione di gioco, 5 minuti all'intervallo, reti bianche al Modestino di Cicco, derby valido per la 23esima giornata del campionato nazionale under 15 riservato a società di serie A e B, ci prova De Mase su calcio piazzato, Romano sistema il muro difensivo piuttosto folto, prende la mira De Mase, posizione ideale per un destro, parte proprio il numero 10 della Salernitana, c'è una deviazione in barriera, l'uscita di Romano in due tempi ad anticipare Parisi, gli applausi all'indirizzo del portiere avellinese, Guzzo rincorre la sfera, lascia scorrere il pallone in fallo laterale, intimorito alla presenza di Conte alle sue spalle, non ha voluto correre rischi il numero 3 Granata, Arena ora
non lo molla Petrone, ancora Arena che porta palla, su di lui ringhia Serpico, ancora Arena, col corpo difende il pallone, sbaglia il passaggio, può ripartire l'Avellino, Conte, Virgilio, la scodellata in aria, palla ancora sul fondo, 33esimo, due minuti più eventuale recupero alla chiusura di questo primo tempo che vede Avellino e Salernitana sullo 0-0. E per quanto visto in campo possiamo dire che il risultato fotografa del tutto l'andamento del match. Il dribbling di De Simone, poi Di Micco riesce a cavarsela sul pressing degli avversari. De Mase, Guzzo, accelera Guzzo, ultimi assalti di frazione, rimessa laterale per la Salernitana. Ancora Guzzo con le mani, lotta Parisi, ancora Parisi, c'è Viscova a disturbarlo, Guzzo, Vignes, il rasoterra, palla intercettata da Virgilio, attenzione che Palomba in possesso palla, sulla destra è libero Antonio Mozzillo che riceve, Antonio Mozzillo, ma c'è stato Manzo a rimediare ad una situazione pericolosissima per i suoi, è riuscito a metterci il piede, a servire De Simone e a neutralizzare Antonio Mozzillo che ha sprecato un'ottima opportunità per colpire. Potenza, Antonio Mozzillo, occhio al movimento del numero 8, l'uscita di piede di De Simone su Potenza, incoglie la sfera Serpico, guarda il cronometro del direttore di gara, il duplice fischio di Castro Pignano a decretare l'avvento dell'intervallo. Si chiude qui il primo tempo. Avellino e Salernitana ritornano negli spogliatoi sul punteggio di 0-0. A risentirci per il commento dei secondi 35 minuti. Amici sportivi alla visione, ancora immagini dall'impianto sportivo Modestino De Cicco di Prato la Sera. Sta per iniziare il secondo tempo della partita di calcio Avellino-Salernitana, derby campano, valido per la 23esima giornata del campionato nazionale Under 15, riservato a società di Serie A e Serie B. Il primo tempo si è chiuso sullo 0-0. Passiamo subito alla rilettura delle distinte. Ci pare di vedere che nel corso dell'intervallo entrambi gli allenatori non hanno effettuato avvicendamenti, dunque si riparte dai 22 iniziali. L'Avellino con Romano tra i pali numero 1, 2 Serpico, 3 Riccardis, 4 Virgilio, 5 Lupoli, 6 Petrone, 7 Viscovo, 8 Antonio Mozzillo, 9 Palomba, 10 Conte, 11 Potenza. A disposizione Esposito, Pietrolongo, Andreozzi, Lecce, Marchese, Benedetto Mozzillo, Leone, Stabile, Gambino. Allenatore signor Pasquale Giuliano. Si è disteso De Simone, nessun problema per il portiere della Salernitana. Dunque la Salernitana, De Simone tra i pali numero 1, numero 2 Jan Weise, 3 Guzzo, 4 Vignes, 5 Di Micco, 6 per Cuoco, 7 Pellino, 8 Manzo, 9 Parisi, 10 De Mase, 11 Arena. In panchina siedono Tancredi, Calicchio, Trani, Minchella, Falanga, Guida, Caputo, Fois e Di Martino. Allenatore signor Mario Landi. Dirige questa partita il signor Vincenzo Castro Pignano di Ercolano. Avellino che nel corso di questo secondo tempo attaccherà dalla sinistra alla destra, dei vostri tre schermi, percorso inverso per la Salernitana. Entrambe le squadre indossano i tradizionali colori sociali. L'intervento regolare di Potenza su Guzzo, lo scatto di Palomba, superato però da Di Micco, che ora è impegnato a spazzare via, ci riesce. De Mase subisce fallo da Conte,
calcio di punizione per la Salernitana nel primo tempo che rispecchia lo 0-0, se si eccettua qualche tiro dalla distanza e un paio di calci piazzati. Non è che sia accaduto granché dal punto di vista delle occasioni, sia da una parte che dall'altra. Virgilio, il capitano, ecco Potenza, De Mase per la Salernitana, Vignes, ancora Vignes che è ricevuto da Manzo, appoggio sulla destra per Januese, Arena è sfortunato nel rimpallo, rimessa laterale per l'Avellino. Gara sostanzialmente corretta, ci sono stati 3 ammoniti, 2 per l'Avellino, 1 per la Salernitana, tra i biancoverdi Riccardis e Virgilio, Janunese per la Salernitana. Discreta presenza di pubblico sugli spalti, più o meno i sostenitori si equivalgono nel numero appunto dei presenti. Fallo su Vignes, calcio di punizione ancora per la Salernitana. La ripresa è iniziata da 3 minuti, non si sblocca lo 0-0. Sarà lo stesso Vignes a battere il calcio di punizione. L'apertura sulla sinistra per Guzzo, resta il pallone Guzzo, il colpo di tacco di Pellino che però non viene assistito. Prova a distendersi l'Avellino, Antonio Mozzillo, Conte. Lo scatto di Conte, si ferma Conte, intervento di Di Micco è considerato falloso, si è trattenuto Di Micco dalla scaraventare il pallone, è riuscito a frenare il proprio impeto, la propria stizza, il numero 5 della Salernitana. Calcio di punizione per l'Avellino al quarto del secondo tempo, sarà lo stesso Conte a battere il calcio di punizione. Tutto pronto, ecco il fischio dell'arbitro, parte Conte, traiettoria medio-bassa, ha provato a girare il pallone un calciatore dell'Avellino, intanto retropassaggio per Romano, si trattava di Palomba, non ha trovato il pertugio giusto per concludere Palomba. Intervento di Percuoco giudicato irregolare, non protesta il numero 6 della Salernitana. Apertura sulla destra, ottima per Serpico, accelera Serpico, intervento in tackle di De Mase, Serpico non si accontenta del corner, prova a metterla dentro. L'ultimo tocco è di Guzzo, calcio d'angolo per l'Avellino, il primo di questo secondo tempo. E se non ricordiamo male dovrebbe essere proprio il primo in assoluto per la formazione di casa. Non vogliamo errare. Quinto del primo tempo, ci riprova la formazione allenata da Pasquale Giuliano. Sarà Conte ad andare dalla bandierina, palla in piena aria, un rimpallo alla fine di Simone. A suo il pallone. Avellino e Salernitana che vanno nulla da chiedere alla loro classifica. Si gioca per il prestigio regionale. La Salernitana all'andata è riuscita a battere i cugini per 2-1. Dunque la formazione irpina deve vendicare il KO di Salerno. Tanto c'è calcio di punizione per la Salernitana, batte Vignes, la traiettoria arcuata, palla raggiungibile per tutti. È vero che non si sono viste tantissime opportunità da rete, ma è anche vero che c'è il vento a disturbare la manovra dei contendenti. Messa con le mani in favore dei salernitani, Januese
che ricordiamolo è uno dei tre ammoniti sinora, l'unico per la formazione granata, due per i biancoverdi. Virgilio di testa allontana Viscovo, aumenta l'intensità del vento, per Cuoco si complica la vita, ancora per Cuoco il pressing di Viscovo, per Cuoco ha la necessità di girarsi, insiste nel pressing Viscovo, alla fine è fortunato Manzo, appoggio per Ianuese, intervento di Riccardis su Arena, rimessa laterale in favore della Salernitana. Intanto c'è il primo cambio di questa partita, lo effettua la formazione ospite, inizia il valzer delle sostituzioni. E ne cambia di diversi Mario Landi. Allora, fuori vediamo Parisi, Arena e De Masi. Ecco, cambia il tridente d'attacco della Salernitana. Fuori in un sol colpo Parisi, De Masi e Arena. Dentro Caputo, maglia numero 18, il numero 16 Falanga. Ne ha cambiati tre, ci pare, la Salernitana. Sì, c'è anche il numero 17 Guida in campo. Tre sostituzioni in un colpo solo per mister Mario Landi. Perde palla Guzzo, Conte, Palomba, affrontato da Di Micco, ancora Palomba, si difende dagli avversari. Lo ha Caputo, Serpico per l'Avellino, lancio di Virgilio, colpo di testa di Percuoco, Fois, il pressing di Conte a disturbare Percuoco che riesce nel retropassaggio al proprio portiere. Ecco, osservato da questa immagine come il vento disturbi la traiettoria del pallone. Ora Manzo, lo scatto di Riccardis, intervento falloso ai suoi danni, calcio di punizione per l'Avellino. Battuta del calcio di punizione per Cuoco, scavalcato dal pallone, Antonio Mozzillo a disturbarlo, alla fine la rimessa è biancoverde. Ingenuità di Percuoco. Conte riceve palla. Potenza, Virgilio, Serpico sulla destra. Vuole il cross, non riesce, è fortunato nel rimpallo. Ancora l'Avellino. Lancio senza pretese di Potenza. Vita facile per De Simone. Il rilancio del estremo difensore della Salernitana. Intervento di Lupoli ad anticipare Guida. Ancora Lupoli. Vignes. Virgilio per l'Avellino. Lo scatto di Palomba, che prova in spaccata in corsa a beffare De Simone con il sinistro. Conclusione alta, imprecisa, del numero 9 biancoverde. Palla in aria. Attenzione al sinistro di Falanga. Palla di un soffio al lato. Il sinistro a volo di Falanga. Salernitana vicina al vantaggio all'undicesimo del secondo tempo. Altro cambio della squadra ospite. Sta rivoluzionando la sua formazione Landi, dentro pure Calicchio, maglia numero 13. In 10 minuti ha effettuato 4 cambi. Sostituzione anche per l'Avellino, fuori Viscovo, maglia numero 7. Dentro il numero 13 Pietro Luongo,
un brivido sulla schiena di Romano, sul sinistro di Falanga. Palla davvero di un soffio al lato. Ora rimessa laterale per la squadra di casa, che ha rischiato di capitolare qualche minuto fa. E la conclusione di Falanga può essere considerata come la vera, la prima vera e propria emozione di questa partita. Vedremo se i restanti minuti di questo derby ci regaleranno qualche emozione in più a dispetto di quanto accaduto sinora. Ecco Pietrolungo, il neo entrato, il duello con l'alto numero 13 Calicchio porta a casa un calcio d'angolo. Pietrolungo che va a prendere posizione in area di rigore, lui che in fatto di statura può farsi rispettare. Calcio d'angolo per la formazione irpina, che deve rispondere all'occasione capitata a Falanga. La battuta di Conte, palla in piena aria, svetta Riccardis, è debole il destro di Virgilio, la presa bassa di De Simone, lascia scorrere Petrone, non riesce a ricavarsi uno spazio per ricacciarli in avanti. Petrone ancora che lotta da terra, gli soffia il pallone Fois e subisce fallo il numero 19 della Salernitana. Le proteste di Petrone all'indirizzo dell'arbitro, dialogo ravvicinato tra i due, ha rischiato il giallo il numero 6 dell'Avellino, il quale non se l'è sentita di effettuare il retropassaggio al portiere, si è avventurato in un dribbling e ha finito col commettere fallo sull'avversario. Ora calcio di punizione per la Salernitana. È il solito Vignes a battere il calcio piazzato, due gli uomini in barriera sistemati da Romano. Occhio a Manzo, occhio a Guida, parte Vignes, traiettoria bassa, palla respinta, altra rimessa laterale in favore degli ospiti che si mantengono in zona d'attacco. Vignes con le mani lascia l'incombenza della battuta a Januese, ecco il numero 2 pronto alla gittata. La palla che però non arriva in aria, colpo di testa di Guida che non consente il controllo allo stesso Iaiunese. Rimessa laterale per l'Avellino che può allontanare la minaccia. Di testa Manzo ad anticipare Pietrolungo, 14esimo, se n'è quasi andato il primo quarto d'ora della ripresa. Intervento duro quanto fortuito da parte di Riccardis all'indirizzo di un avversario. Dovrebbe trattarsi di Guida, il calciatore infortunato. Il direttore di gara ha optato per la fortuità dell'intervento. Riccardis avrebbe rischiato grosso. Anzi no, è Fois, il calciatore colpito duro nel contrasto con l'avversario. Non cambia il battitore, sempre Vignes. Calcia il numero 4 della Salernitana, la presa di Romano. Il portiere avellinese attende la sua squadra avanzi. Conte non previene sul pallone, di testa Antonio Mozzillo. Calicchio, ancora Calicchio, c'è il pressing di Palomba, si rifugia in faro laterale il numero 13 della Salernitana, rimessa con le mani a beneficio dell'Avellino. Il pallone sfugge a Palomba, palla allontanata. C'è sostanziale equilibrio in campo, nessuna delle due squadre è riuscita, anche se per poco, a prendere il sopravvento sull'altra. Guzzo, Falanga vicino al gol, Falanga
il suo sinistro ha sfiorato il palo alla sinistra di Romano. Manovrano in entrati di Landi, poi l'Avellino se la cava con la chiusura delle proprie maglie difensive. Rimessa laterale per la formazione di casa. Il direttore di gara ha arrestato il gioco per consentire a Pietrolungo l'allaccio delle scarpe. Almeno questa è l'impressione che abbiamo avuto. Altra rimessa, stavolta in zona d'attacco per l'Avellino. Batte Serpico, Virgilio di testa ad intercettare, Iaiunese di testa di Cardis, Iaiunese messo in difficoltà dall'avversario, Pietrolungo di testa, ancora Iaiunese, ma c'è un po' di confusione in campo. Antonio Mozzillo, ultimo tocco del numero 2 Iaiunese, messa laterale ancora per la formazione padrona di casa. Siamo quasi al 20° del secondo tempo, sempre 0-0 tra Avellino e Salernitana. Il break granata, attenzione ora, siamo 4-3. Prova a rimontare Conte sul numero 19 Fois, poi taglia Potenza e spedisce il pallone in faro laterale. Zoppica vistosamente Fois, non gliele ha mandati a dire a Conte, numero 19 Granata. Allontana con il destro Virgilio. Si lotta, non trova più il pallone Antonio Mozzillo. Lupoli, Virgilio allontana, alla viva il parroco, Conte ora, passaggio corto per Antonio Mozzillo, hanno capito tutto gli avversari che ora si rimettono in moto. Petrone deve fronteggiare Guida, poi Fois, la palla è terminata in faro laterale, rimessa per l'Avellino. Il programma della 23esima giornata, si è già giocata a Palermo-Ascoli tra siciliani e marchigiani, è terminata 2-2, poi Frosinone-Crotone, Roma-Bari, Perugia-Benevento, Avellino-Salernitana, Pescara-Latina, Napoli-Ternana. Per questa classifica che vede la Roma in testa a 56 punti, Napoli e Salernitana a 39, il Palermo è salito a 38, poi abbiamo il Bari e il Frosinone a 37, il Benevento a 34. Seguiamo però questa sortita granata, ammonito Virgilio, era già stato destinatario di un cartellino giallo e dunque c'è l'espulsione per il capitano biancoverde. Avellino in 10 per l'espulsione di Virgilio, potrebbe essere la svolta in negativo del match per la squadra di casa, che dovrà affrontare con un uomo in meno l'ultimo quarto d'ora di partita e vedremo se la formazione ospite riuscirà a fruttare al meglio la sua superiorità negli uomini. Dunque espulso Virgilio al 21° della ripresa. Avellino in 10. Parte Vignes, palombella morbida, Lupoli, pallone rimane lì. Poi alla fine libera un calciatore avellinese, si spiegano Lupoli, Conte intanto avanza in dribbling, intervento sul pallone, Conte rimane al tappeto, riparte la Salernitana, Vignes,
Falanga, Caputo, cross in mezzo, in spaccata. Riccardis, intervento preciso, puntuale di Riccardis. Gioco arrestato, si è rialzato intanto Conte. Mani alla schiena per il numero 10 biancoverde. Il direttore di gara si sincera delle condizioni del calciatore, ma gli spiega perché non ha ritenuto di accordare il calcio di punizione in suo favore. Ecco la Salernitana che può giovarsi dell'uomo in più. Falanga va giù, sarà ammonito per simulazione Falanga. Avellino che deve stringere i denti, si ritrova sotto di un uomo. Ventitresimo di gioco. Battuta di Romano, intercetta Vignes, ora Manzo fermato. Lotta Palomba, Conte, Riccardis, Potenza, Lupoli, Petrone che è diventato capitano dopo l'espulsione di Virgilio. Il lancio di Petrone, libera la difesa granata. Incorre il pallone Caputo, tradito anche dal vento. Serpico alla battuta della rimessa laterale. Conte fermato da Falanga. Deve stare attento Falanga. Ammonito. È il terzo fallo ai miei danni, dice Conte all'arbitro. Terzo fallo, un certo spessore. Rimostranza del numero 10 all'indirizzo del direttore di gara, che ricordiamo del signor Vincenzo Castropignano, appartenente alla sezione di Ercolano. 24esimo. Poco più di 10 minuti alla fine di questo derby, via, via, porta! Che non ha riservato tantissime emozioni. Lo 0-0 sta fotografando l'andamento del match. Una partita all'insegna dell'equilibrio, anche se ora la Salernitana può disputare la restante parte di partita con un uomo in più. Avellino è ridotto in 10 a causa dell'espulsione rimediata da Virgilio per doppia ammonizione. Lotta Conte, si allunga il pallone Vignes, l'apertura sulla destra per Fois, che si lancia da solo, lo attende Riccardis, lo sfida. C'è rimessa laterale per la Salernitana, tocco ultimo di Riccardis, si infiamma il pubblico, in special modo quello di fede salernitana. Si riporta in avanti la formazione di Mario Landi. Palla in aria, svetta Pietrolungo. Ancora la Salernitana, la scodellata. L'uscita di Romano. Ci sarà corner per i granata. Anche Romano disturbato più dagli avversari, dal vento. Calcio d'angolo, la squadra ospite. Batte Vignes. Battuta di Vignes, traiettoria bassa, il sinistro da allontanare di Potenza, si rimane nella metà campo irpina però. Iagnunese alla battuta, altra palla scodellata in area, attenzione alla Salernitana, il tiro di Guida e palla sull'esterno della rete. Rimane a terra contuso Petrone. Occasione gol per Guida al 26esimo. La sfera che però è terminata sull'esterno della rete della porta, difesa da Romano. Vi stavamo leggendo la classifica, eravamo fermi proprio all'Avellino che è a 25 punti.
insieme al Perugia, poi c'è il Latina a 22, il Pescara a 19, la Ternana a 18 insieme con l'Ascoli e poi chiude il Crotone a 12 punti. Il prossimo turno ci sarà la sosta tutti in campo il prossimo 2 aprile, prevede Perugia-Avellino, Salernitana-Palermo, Bari-Pescara, Latina-Frosinone, Crotone-Napoli, Ascoli-Roma, Benevento-Ternana. L'Avellino in questo campionato ha vinto 7 partite, ne ha pareggiate 4, ne ha perse 11. La Salernitana invece ne ha vinte 10, ne ha pareggiate 9, ne ha perse 3. Nello scorso turno di campionato la Salernitana ha battuto in casa il Perugia per 2-1. L'Avellino è uscita sconfitta in casa dell'Ascoli per 3-1. La battuta del calcio d'angolo intanto, falanga, il miracolo di Romano, il balzo felino da Giaguaro di Romano che sul primo palo ha deviato il pallone in calcio d'angolo. Occasionissima ancora per Falanga, la grande risposta di Romano, la svirgolata di Potenza, 28esimo del secondo tempo. Il tuffo di Romano, intervento a mano aperta dell'estremo difensore biancoverde a negare la gioia del gol a Falanga, sarebbe stata la rete dell'1-0. Battuta del corner sulla linea, ha salvato il numero 3 Riccardis, altra chance per il Granata, Avellino alle corde, deve fronteggiare gli avversari in inferiorità numerica, la Salernitana prova ad approfittarne, intanto questo calcio d'angolo non apporta pericoli stavolta alla formazione di casa che deve stringere i denti se vuole portare a casa un risultato positivo. Giù Conte, la Salernitana è terza in classifica, anzi meglio dire seconda insieme con il Napoli, un altro derby seppure a distanza con il Napoli, stavolta nel girone c'è anche il Benevento tranne Caserta, tutti i capoluoghi di provincia sono rappresentati nel girone C del campionato nazionale under 15 riservato a società di Serie A, di Serie B, la Casertana e Lega Pro, e non può quindi parteciparvi. Si rialza Conte piuttosto malconcio, il tempo scorre, scocca la mezz'ora proprio in questo momento, rimessa laterale per l'Avellino ma la palla sarà restituita agli avversari, Pietro Lungo l'allunga in faro laterale consentendo alla sua squadra di avanzare dopo i due pericoli corsi su azione di calcio d'angolo. Ricordiamo l'intervento di Romano su Falanga e poi il salvataggio di Riccardis sulla linea di porta. Ora rimessa dal fondo della squadra ospite che deve sveltire i tempi. L'Avellino non ha esigenze di classifica, la Salernitana sì, deve consolidare il secondo posto, deve cercare la squadra di Landi di portare a casa l'intera posta in palio per tenere testa al Napoli. La Roma è lontanissima, la Roma capolista che ha stravinto la stagione regolare. E
per la Salernitana non vincere questa partita sarebbe anche un mezzo passo falso, considerato il fatto che l'Avellino ora si ritrova in inferiorità numerica. Bisogna approfittarne. La squadra di casa però non vuole subire lo smacco, la sconfitta con i cugini. Intanto esce Conte, dentro il numero 18 Leone. Quindi la squadra da biancoverde vuole portare a casa un risultato di prestigio. Che Romano, l'imbarazzo e gol della Salernitana. L'ha segnato il numero 17 Guida al 32esimo. L'opportunismo di Guida viene premiato. La corta respinta, la maldestra respinta di Romano. Sotto porta Guida non ha perdonato. E la Salernitana è in vantaggio. Al 32esimo di gioco si sblocca il risultato. Guida dunque regala l'1-0 ai suoi. Siamo a 2 minuti dal 70esimo. Il lancio di Petrone. Ecco Guida. Fallo rude di frustrazione di Petrone. Giallo per il capitano biancoverde. Ed ecco. Ora si rischia di rovinare tutto. È proprio Guida tra i più esagitati. Davvero un peccato. Cartellino rosso. C'è un po' di Bailam. Espulso Serpico. Ci sarà il rosso anche per Guida, che rovina tutto. Espulsi Serpico e Guida. Va fuori l'autore del gol, che continua ancora a protestare. Sul rettangolo di gioco anche gli allenatori. Bastata una rete per rompere la serenità sul rettangolo di gioco. Ora la calma sembra essere ritornata sul sintetico di Prato La Serra. Il rude intervento di Petrone ai danni dell'avversario ha scaldato gli animi di una partita sino a quel momento correttissima. Guida ha portato in vantaggio la Salernitana, poi la sua reazione ha macchiato, ecco, la sua prestazione. 5 minuti di recupero, la Salernitana sta conducendo per una rete a 0 sull'Avellino. 2 espulsi in una fase di partita abbastanza concitata, in un principio di lissa che ha portato l'Avellino a ridursi in 9 e la Salernitana in 10. L'Avellino aveva già un uomo in meno per via del rosso mostrato a Virgilio. È arrivata alla rete della Salernitana l'intervento rude di Petrone sullo 0-1. Ha dato in là ad un principio di lissa, fortunatamente sedata nell'immediato, anche se il direttore di gara ha cacciato Serpico e lo stesso Guida. 1-0 per la Salernitana, siamo già nella fase di recupero.
messa laterale in favore dell'Avellino. Ancora qualche focolaio di tensione in campo. Rimessa battuta dal numero 19 Sanitano Fois, palla in aria. L'azione del gol è scaturita da una respinta corta e imprecisa di Romano, forse disturbato dal vento, non è riuscito a dare la necessaria potenza nell'intervento con i pugni. Sotto misura ha raccolto il pallone Guida, che non si è lasciato pregare. Ora l'Avellino, calcio di punizione per gli Irpini, fallo di Di Micco a caccia della parità. La formazione di casa, opportunità su calcio piazzato. Gambino, che nel frattempo è entrato sul rettangolo di gioco, nella confusione, nel bailam, abbiamo un po' perso di vista i cambi effettuati nel frattempo, ma tant'è, ci prova Gambino. Quattro gli uomini in barriera sistemati da De Simone. Avellino prova a colpire su calcio piazzato, la squadra del Pino è ridotta in 9. Parte il numero 20, Gambino, una serie di rimpalli, palla allontanata, rimessa laterale per la squadra ospite. Siamo in pieno recupero, siamo a metà dell'extra time. Il direttore di gara ha accordato 5 minuti. Calcio di punizione per la Salernitana, che può lasciare trascorrere secondi preziosi. Deve sveltire i tempi la formazione di Giuliano, se vuole acciuffare la parità. Ancora vento a disturbare la traiettoria del pallone, insiste Caputo, Lupoli lotta, sgradica il pallone, potenza, c'è Gambino, lo scatto del numero 20 che è più fresco, intervento di Guzzo, corner per la formazione di casa che non si arrende, non ha nessuna intenzione di gettare la spugna, gettando il cuore oltre l'ostacolo, come si suol dire. Corner per la formazione di casa, non è riuscito nell'inzuccata Antonio Mozzillo. Ci sarà rimessa laterale per la squadra granata. Con tutta calma Iaiunese ad andare con le mani. Il triplice fischio del signor Vincenzo Castropignano. Dopo aver vinto all'andata, la Salernitana batte l'Avellino anche nella gara di ritorno, 1-0 il risultato finale. La rete al 32esimo del secondo tempo di Guida regala 3 punti preziosi in chiave playoff alla Salernitana. L'onore delle armi all'Avellino. Dallo stadio Modestino De Cicco di Prato La Serra è tutto, Mimmo Ascolesi al commento, Alfonso Iannone alla telecamera. A risentirci ai prossimi eventi sportivi di Avellino TV.